Coach, due belle vittorie, 13 gol in due partite, tre belle vittorie in realtà dopo quella anche contro il Vienna, si può dire che il Bolzano si è finalmente svegliato? Io mi piacerebbe dirlo, ma io penso che la squadra sa dove siamo, sa quanto, come si dice, stretto è il standings tra il primo e l'ultimo. E sanno entrare nei primi sei, sai, le ultime 10 partite dopo le 44 sono ben diversi, sono più a vedere, a preparare per i round di playoffs. Invece se si fa quelle ultime 10 partite dove devi lottare con altre 6 squadre per 2 posti, qui lì diventa una guerra. Io penso che i giocatori che ho in squadra qui sono abbastanza intelligenti da capire è meglio fare questi prossimi 19 partite dando il loro massimo per arrivare nei primi 6. Cioè, noi dobbiamo guardare solo noi e nessun altra squadra. Cioè, chi vince, chi perde, noi dobbiamo solo pensare a continuare su questa strada di mettere vittorie insieme. Dal punto di vista del gioco, rispetto a due o tre settimane fa, cosa è cambiato? Scusa, non direi tanto. Cioè, io vedo che la squadra comincia a capire che hanno la capacità di segnare, hai capito? E quello è molto importante, perché sai, all'inizio, anzi fin 3 partite fa, cioè, fare reti era una difficile cosa per noi, ma io penso che la vittoria a Vienna ha fatto tanto per la squadra, e anche prima di quel viaggio lì, sai, in Cirque Sfera in Vienna, abbiamo fatto un piccolo serata team building, e Polassi anche quello ci ha aiutato, perché ho visto diversi gruppi di giocatori parlare e conoscersi meglio, e loro sanno, sono professionisti e sanno quanto è importante adesso ogni partita che si fa. Adesso le due trasferte a Fervar e Villach, quanto sono importanti? Ma come la partita di stasera, come le partite dopo di quelli due, cioè noi dobbiamo guardare, come ho detto prima, guardare noi, cioè ogni partita adesso è importante, c'è la classifica, come ho detto prima, è troppo vicino, cioè non c'è un gran stacco. Noi possiamo anche, giocando bene, arrivare terzi o quarti, non è che le squadre sono così alte in classifica, però dobbiamo pensare solo a quello che facciamo cambio per cambio, tempo per tempo, partita per partita e basta.